Cari amici, buona giornata a voi. Continuiamo con l'argomento scelto tra qualche domanda vostra che mi avete presentato nel corso delle ultime settimane. Ecco, si sta incominciando a fare delle terapie dimagranti, la terapia dimagrante, dovete perdere qualche chilo. E ecco la domanda che poi, dopo aver perso qualche chilo, spesso mi viene posta. Ma dottore, io sono dimagrita, sto dimagrendo, però tutte le volte che dimagrisco, perché mi è già successo altre volte, e leggo qui proprio, mi capita che mi rimangano le braccia grosse. E quindi questo mi crea un grosso problema dal punto di vista estetico. Non riesco a mettere dei vestiti che vorrei, non riesco a mettere le magliette con le maniche corte. Ecco, in effetti capita spesso che durante delle terapie dimagranti rimangano proprio dei punti che spesso noi consideriamo siano i fianchi o le ginocchia. Ma che però molte volte prendono anche la zona delle braccia. Le braccia in effetti possono accumulare anche per questioni genetiche, ma per questioni soprattutto endocrine, ormonali. Ecco che le braccia possono spesso accumulare dell'adipe, del tessuto adiposo, che diventa molto più difficile da eliminare rispetto alle altre zone del corpo solo con la dieta. E allora bisogna abbinare un qualche cosa di localizzato. Qualcosa di localizzato che deve essere il vostro endocrinologo specialista a decidere come eliminarlo, perché può essere dell'adipe, ma però ci può essere anche un po' di ristagno, di linfa. Perché quella è una zona che è molto soggetta a ristagni linfatici, quindi anche a cellulite. Ecco che allora si possono fare delle terapie locali che abbiano l'effetto di allontanare questa linfa fastidiosa che dà questo effetto di braccia grosse, e poi eventualmente anche eliminare con delle applicazioni, sempre con apparecchiature oppure con delle microinfiltrazioni di prodotti specifici. Con effetto lipolitico, cioè sciogli grasso sostanzialmente, e abbinare questa terapia alla terapia dimagrante. Quindi, terapia dimagrante è un trattamento specifico che verrà scelto di volta in volta dal vostro specialista. Stando attenti anche alla pelle, perché man mano che vengono sciolte le zone di adiposità localizzata sulle braccia, ecco che noi nel nostro ambulatorio amiamo anche prendere in considerazione molto il rassodamento della pelle, che rimanga elastica e che quindi permetta al grasso che viene sciolto in quella zona di rimanere elastica la zona e quindi di avere un effetto di miglioramento delle vostre braccia. Quindi dieta, trattamento localizzato e un pochettino di pazienza, tanta fiducia verso il vostro medico e il lavoro viene fatto in modo splendido.